Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, eccoci qua, Giorgio Cremaschi, sempre la stessa storia, in questo caso con un in più, cioè una soluzione a portata di mano che sfuma, non si capisce bene per quali motivi. Sì, no, non mi faccia commentare quella la supercazzola di Giorgio Meloni che ho sentito 10.000 volte, perché mi pare proprio il chiacchiericcio della politica, ma andiamo a questa storia che purtroppo è un dramma. Allora, agli operai in Italia si può fare di tutto. Questa è la verità. Non c'è legge, non c'è diritto, perché in questo caso... C'è un far west, voglio... dice lei. Sì, ma sì, assolutamente. No, c'è peggio. C'è una organica sopraffazione dei diritti degli operai. In questo, voluta o con leggi, oppure con complicità e debolezze. In questo caso, ad esempio, a me non mi interessa davvero la polemica, il governo qua, cioè... Tendenzialmente lei sa, io penso che quelli che fanno politica nel palazzo sono tutti uguali, quindi non mi interessa sostanzialmente. Mi interessa invece dire questo: io penso che qui c'è un accordo, come ci ricordava prima Matteo, c'è un accordo di cui lo Stato, il governo, la regione, il comune, tutto il sistema istituzionale è garante. L'imprenditore chiamato a garantire questo accordo se ne frega. Fa i cavoli suoi, chiude la fabbrica, cosa fa il resto? Cosa fanno le istituzioni? Nulla, chiacchiere, tavoli su tavoli. Cioè, qui vi salta, come si dice, la certezza del diritto per le lavoratrici e i lavoratori. Non c'è. I lavoratori allora, possono... Allora, parlare un lavoratore, mi sta dicendo Emilia. O avere le leggi contro, oppure anche quando ce le hanno a favore, perché questo che voglio sottolineare, qui c'era teoricamente un accordo che risolveva con tutto lo Stato, tutte le cose, garante, non vale niente. Allora io mi dico che schifo di Stato e che schifo di Repubblica c'è. E io, i lavoratori, so che il 25 marzo ci sarà la manifestazione a Firenze, noi saremo lì, ci sarà, spero che sia la più grande manifestazione in cui i lavoratori della GKN insieme a tutti i lavoratori italiani dicono basta con questo schifo di un sistema Cremaschi, politico. Devo sentire Francesco, un lavoratore della GKN, poi arrivo a Dragoni e Gasparri. Francesco.